Buongiorno a tutti, oggi è il 7 dicembre del 2017, sono le 4 di mattina. Siamo a Campobasso, all'autostazione, in attesa di partire per i mercatini di Natale in Alto Adige e ad Innsbruck. Poi ci aggiorneremo strada facendo. Venite con noi, dai! Aggiornamento sul viaggio, ci troviamo in autogrill e stiamo facendo la sosta cornetto offerta gentilmente dall'agenzia che ha organizzato il viaggio. Dopo un viaggio della speranza durato soltanto 12 ore, siamo arrivati a San Candido. Facciamo una breve visita qui nel centro cittadino e ripartiamo. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as Questa è per Fiaschetta. Piacesse. Ragazzi, questo è il mio negozio preferito, guardate quante delizie. Per finire, tada! Un negozio bellissimo, ci passerei le giornate. Tutte grappe, almeno una trentina di grappe aromatizzate, più quelle normali. Vini. Sì, sto negozio mi piace. La pappatoia, come si chiama? Strauben. Strauben. Molto buono. Beh, io vado a mangiare. Ciao, abbiamo visitato i mercatini qui a San Candido. Come ti sono sembrati? Bellissimi. Bellissimi. Adesso dove ce ne andiamo? Adesso andiamo a Brunico. O Brunico, e ci siamo bevuti un bel bicchiere di vin brûlé, molto buono, e una Straben. Ci siamo mangiati una Straben, che sarebbe una specie di frittella frittata, No, frittella frittella con sopra la con una marmellata fritta. e lo zucchero a velo. Buona veramente. È un Mercatini qui sono carini, eh? sì, molto bello. È Parliamo. piccolino il mercatino, però Accogliente. è carino, sì, vale la pena Di visitare. una visita. È carino anche il paese. Poi c'è la neve, quindi è tutto più bello. Va Va bene. buono? Alla prossima. Al prossimo mercatino. Siamo a Brunico, nei pressi dell'ingresso dell'omonimo mercatino di Natale, e andiamo a vedere com'è fatto tutto insieme. Dai, andiamo. So it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Alle spalle il mercatino di Natale qui a Brunico. Vi do appuntamento a domani. Buongiorno a tutti e
e l'Immacolata Concezione. L'8 dicembre ci stiamo preparando per recarci ai mercatini di Natale di Innsbruck. Alle nostre spalle l'hotel che ci ha ospitati questa notte. Siamo in una frazione di Brunico, molto molto bello l'hotel, ci hanno trattato veramente alla grande, ed è anche bella questa frazione in cui ci troviamo. Poi ha fatto una spolverata di neve nei giorni scorsi, quindi veramente carina. Guardate la casetta che hanno fatto qui alle mie spalle, qui, molto carina. E sono le 8:15, una temeraria in bici, ragazzi. Siamo a Innsbruck, la temperatura è abbastanza calda, ci sono 5 gradi, sono le 10:30 di mattina. Questa mattina a Brunico era più freddo, eravamo intorno ai meno 3 gradi, e c'è la guida che ci aspetta per portarci in giro qui nella città. E nei dintorni c'è neve, come potrete vedere alle mie spalle, le montagne sono innevate, però Innsbruck è abbastanza pulita. Siamo all'interno del giardino dell'imperatore, giardino realizzato dalla principessa Sissi, e questa è l'indicazione, diciamola, che ci ha dato la guida. E il gruppo alle mie spalle. Premetto che la guida già ci voleva ammoccare un ristorante sulle montagne qua. Mo vediamo un po' se ne riesco a staccare, se no l'andazzo mi sembra questo, abbastanza standardizzato per tutti, quindi muoveremo un po'. Ci vediamo dopo. Qui siamo all'ingresso del centro storico di Innsbruck, dove troveremo i mercatini. Molto bello il centro storico, poi ve lo farò vedere, è carino veramente. Mi ero soffermato a dare un'occhiata a questi cappellini caratteristici qui, che prima o poi ne comprerò uno, anche se a Campobasso mi ricovererei se mi vedessero in giro con una cosa del genere. Mi ero perso il gruppo, però c'è la guida che urla talmente tanto che non ho problema a seguirlo. Infatti si trovano all'interno di questo cortile qui. La senti a 3 km la nostra guida, quindi sto tranquillo, non sarò una meteora come promesso prima. Ho nipoti della Maria Teresa, perché una figlia ha 19 figli. Questo è il Duomo di San Giacomo, costruito da un architetto tedesco in stile barocco, costruito nel 1717. E siamo arrivati nella piazza dove c'è il mercatino di Natale, che già sono aperti al pubblico, e sono questi qui. Molto carini, e tra l'altro qui sulla destra c'è la famosissima casa dal tetto d'oro, e che è questa. Guardate. All'interno c'è un museo, è possibile visitarlo. Oh, qua ci sta pure un castagnare. Molto buono. Questa qui è la casa dal tetto d'oro, che in realtà non è d'oro ma è solo dorato, costruita da Massimiliano I, e è stato fatto per dimostrare ai tempi la ricchezza, praticamente il potere della città. Quindi era un'opera sfarzosa. Ci troviamo a Innsbruck di fronte al Tettuccio d'Oro, e qui vicino a me ho Massimiliano, che rappresenta l'emblema di questa città. Massimiliano, a chi è dedicato questo Tettuccio d'Oro? Alla mia seconda moglie, che non mi ricordo, perché non ho sentito quel che diceva la guida, per fare il cazzone in giro. Si chiamava Sforza. Maria Luisa Sforza, sì, effettivamente ricordo. E il simbolo che c'è lì, che cosa rappresenta? C'è il tettuccio d'oro? Sì, no, sotto c'è un simbolo che viene utilizzato, è il simbolo dell'Alfa Romeo, perché Maria Luisa Sforza veniva da Milano. C'è il simbolo, ferma. Sempre il solito problema, non ho ascoltato quello che ha detto la guida. Io non mi ricordo il nome, Maria Luisa Sforza. Chiedo alla guida. Se pretendete un video
serio e preciso, è meglio che hanno guardato. Meglio che facciamo un'intervista alla guida. È meglio che facciamo un'intervista alla guida, dai. Va bene. Siamo proprio, qui siamo proprio nel bel mezzo dei mercatini di Natale, su un tettuccio di, credo sia un bar o qualcosa, dove si può vedere la piazza al completo. Questo è il fiume Inn, che dà in parte il nome alla città di Innsbruck. Questo qui è l'ingresso ai mercatini di Natale. We wish you a Merry Christmas. E a breve distanza dal lungo fiume, ecco che c'è la strada delle favole, inizia da qui con Pinocchio e la Bella Addormentata. Prosegue lungo tutta questa strada qui. Sulle finestre di questo palazzo c'è il calendario dell'Avvento, non so se notate. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Buono, buono. Una specialità, fatto una cozzaglia tra senape, crauti, wurstel, ci ho messo di tutto e di più, 50 milioni di calorie. Voto al panino, io gli do 4, il wurstel pieno d'acqua che ti ustionava. Mi sono bruciata tutta la lingua. Sì. E niente di che, era meglio la frittella con i crauti sopra, i crauti erano proprio buoni, sto panino faceva proprio schifo. Adesso proveremo un'esperienza virtuale, non so però se è accessibile agli adulti, questa slitta. Abbiamo finito il giro sulla slitta e mi ero autoripreso, il problema è che avevo l'obiettivo chiuso, quindi non si è visto niente. Pappatoia qui, come sono ste patate? Buone, buone. Ne ho fatto una fila infinita, però una mezz'ora buona di fila. Now bring us some figgy pudding, now bring us some figgy pudding, now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. Saluto finale dal mercatino di Natale di Innsbruck e una segnalazione. Abbiamo fatto un po' di shopping. Allora, falle vedere. Abbiamo comprato queste palle. Le palle di Mozart qui alla Spar costano 4,49 euro. Siamo in piazza, in una delle piazze dove c'è il mercatino. Se la stessa confezione l'acquistate nei mercatini, nei dintorni, costa 9,99. Dato che bene o male questo è un prodotto che comprano in molti quando vengono qui, state attenti, sulla stessa confezione risparmiate 5 euro. Quindi da Innsbruck, dopo sta segnalazione per Striscia la Notizia, un saluto a tutti e ci vediamo dopo a Vipiteno. Ritrovate a tutti, ci troviamo a Vipiteno e nevica, sciocca come si dice a Camboace, neve, e da Innsbruck a qui proprio un nevone abbiamo trovato, nevone è voce del verbo neveggiare. Tidings we bring to you and your kin.
Wenzel e Vin Brulé. Buono. A tutti, a domani da Vipiteno. Secondo me questo è il mercatino più bello di tutti finora, no? Perché è piccolo, è raccolto ed è più caratteristico, poi sta nevicando, quindi veramente carino. Saluto a tutti, un bacio, a domani, ciao. Buongiorno a tutti, oggi è 9 dicembre, prosegue la nostra visita ai mercatini di Natale e oggi fa freddissimo, sono le 8:15, ma segnava meno 5 il termometro. Tra l'altro potrete vedere dalle immagini, ha fatto una spolverata di neve ieri sera. Allora, cosa prevede il nostro programma? Questa mattina era prevista la visita al castello Taufers, non è altro che il castello di Tures, però a causa di sta spolverata di neve, il fatto che il castello non è raggiungibile direttamente con l'autobus, ma l'ultimo tratto di strada bisogna farlo a piedi, c'è gente poco avvezza, e allora è stata sostituita questa visita con la visita al mercatino di Bressanone e poi andremo a quello di Bolzano. Allora, altra modifica al programma, invece di Bressanone, Merano, il mercatino di Natale è alle nostre spalle. Innanzitutto buongiorno da Merano. Buongiorno. Mercatino è questo qui, panoramica alle spalle, adesso il fiume Passirio, perché sono preparato. E oggi è una bellissima giornata di sole, fa tanto freddo però c'è il sole, meno male. Sì, oggi c'è il sole, a differenza di ieri, però è freddissimo. Però va bene così. Ok, ci vediamo. Grissino Companino, praticamente dentro c'è un panino che farebbe da Grissino e fuori c'è un impasto tra speck, burro e qualche altra cosa, ma è buono veramente, la cosa più buona che ho mangiato finora. Bravo, saluta. Joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven. Sta finendo la nostra visita ai mercatini di Natale di Merano e facciamo una domanda a caso a Massimiliano. Massimiliano, cosa ti è piaciuto di più e di meno di questi mercatini? Allora, di meno che tu sei scema. E non ci stanno i bagni in giro, no un casino, comment, no comment, perché tanta gente senza, senza bagni. La cosa che mi è piaciuta di più, sembrerà una sciocchezza, sì, il panino col grissino. Quello però l'avevamo capito, però monotono. Monotono, però guardate qui, secondo me dopo il mercatino di Vipiteno, quello di Merano è il più carino, eh? Panoramica, qui alle nostre spalle ci sono le terme di Merano, non so se le riuscite a vedere, questo edificio qui sono, non è altro che le terme di Merano. Vabbè, adesso ce ne andiamo a Bolzano e da Merano Lupetto Zonzolante e la sua collaboratrice vi salutano. Ciao. Siamo a Bolzano, iniziamo la visita ai mercatini. Benvenuti, benvenuti. Benvenuti alla 27esima edizione del nostro mercatino di Natale qua a Bolzano. Willkommen an unseren Christkindlmarkt hier in Bozen. E oggi ho portato un regalo speciale qua per voi. Ho quattro angioletti.
punto vendita della Loacker, stanno regolando l'accesso praticamente, tanta è la gente. Loacker, che bontà! Dice, ma cosa? Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow. Eccoci qui, allora abbiamo visitato i mercatini di Bolzano. Il primo pomeriggio c'è un sole splendido ancora e vi salutiamo da questa piazza. Come si chiama, Massimo? Veramente siamo sopra un ponte, non è una piazza, Ponte Talvera o Talvelbrook, qualcosa del genere. Ok, e qui c'è un panorama splendido, un prato verde immenso. Dove vengono a prendere il sole in estate, anche adesso c'è qualcuno. Va bene, va bene, allora l'appuntamento è a domani, ci ritroviamo a Verona. E vi documenteremo anche i mercatini veronesi. Benissimo, un bacio, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, il 10 dicembre siamo a Verona ai mercatini di Natale. E su queste immagini volevo salutare tutti e grazie per avermi seguito anche in questo caso. Ciao a tutti. For as the curse is found, for as the curse is found.